Il mercato settimanale di Piazza del Duomo e più in generale del resto del centro di Pistoia, via Cavour e via Roma, questa mattina si presentava così. Pochi gli ambulanti in piazza e soprattutto poche le persone tra i banchi a comprare. Complice il meteo non favorevole, oggi pioggia e vento hanno imperversato per quasi tutta la mattina, ma probabilmente anche la psicosi del contagio da coronavirus ha influito, come confermano gli stessi ambulanti. E oggi c'è poca gente, no? Ma il tempo è l'effetto coronavirus, secondo lei? Ma io credo che anche l'effetto coronavirus incida parecchio. Tutta questa campagna mediatica che stanno facendo credo che metta molto paura alle persone. Sicuramente anche il tempo oggi influisce e quindi direi stamattina sia l'uno che anche l'altro. E con questo coronavirus diamo problema agli appendono commercianti. Purtroppo si deve convivere con questa cosa, si deve un so per quanto. Avete notato un po' di differenza? Certo, da lunedì in qua c'è proprio un calo tremendo. Proprio. C'entra il discorso del coronavirus secondo lei? Penso di no. Penso di no perché no, ce n'era poca anche prima. Perché penso sia una cosa di poca affluenza per tanti motivi, ma non credo sia soltanto per il coronavirus. Ma secondo me per il tempo, per i controlli che stanno facendo e anche per il virus, non lo so. Ha notato una differenza per... Certamente, è quasi vuoto. Io spero perché il tempo non è buono. Quindi non c'entra niente, diciamo, la... Di sicuro c'entrerà. Di sicuro c'entrerà, cioè il discorso del coronavirus, però è anche il tempo. Il tempo certamente non è che sia dei migliori, però... Anche il fatto di questo virus sicuramente influenza molto l'uscita delle persone da casa. O... Ma voi già da qualche giorno avete notato un calo oppure un fatto... Sì, specialmente io che ieri ero a Firenze al mercato alle Cascine, ieri l'altro al mercato a Prato, desolazione completa, sembra di predicare nel deserto. Non tutti però attribuiscono la poca affluenza degli operatori al mercato settimanale, al meteo e al coronavirus. C'è chi la colpa la dà alle nuove disposizioni e regole comunali in fatto di attribuzione degli spazi. Secondo me l'effetto invece delle regole del mercato che ora iniziano ad applicarle ti hanno paura. Quindi non c'entra niente, diciamo la psicosi che c'è. Assolutamente, assolutamente. Prima erano, dopo questo era un posto a angolo, era un posto modulare, se uno aveva il furgone più grande si poteva spostare, dopo hanno cambiato tutto e ora siamo in difficoltà, con il furgone è in difficoltà, il banco più piccino lo faccio, io non ho problemi, ma il furgone lo posso mia segare o andare a comprare un furgone a 30.000 euro, a questa età quede non è giusto.